Ciao a tutti, io sono Luigi Leoni, mi occupo di architetture software e metodologia anche DevOps, quindi negli ultimi, diciamo, 4-5 anni ho iniziato a passare più dalla parte software verso la parte middleware, sistemistica, tutto quello che ne concerne, e mi occupo appunto in Soric di innovazione e dirigo, diciamo, un paio di gruppi che si occupano appunto di questi settori. Quello di cui volevo parlarvi oggi è, come vedete dal titolo, la Continuous Integration e Continuous Delivery barra deployment su un'infrastruttura container, cosa una tematica abbastanza comune negli ultimi anni e che sta emergendo sempre di più e sta tentando di entrare sia in società piccole che grandi con qualche difficoltà. Una breve introduzione giusto per chi non, diciamo, non parla. Non conosce magari il significato di continuous integration o continuous delivery e deployment. Detto molto brevemente, cioè la continuous integration è una pratica legata allo sviluppo del software, nasce dallo sviluppo, dall'esigenza dello sviluppo, che prevede che ogni push, ogni modifica fatta al codice deve essere versionata su un sistema centrale, appunto di versioning, Git, SVN, quello che si vuole, GitHub o altro. A fronte di ogni push deve essere scatenata in automatico una build che produce il package del pacchetto del mio software, preso, versionato da qualche parte a valle di test, cioè dopo che è stato testato. Vengo un po' più avanti, oppure grido di più. Allora, dicevo appunto, è una pratica che deriva dalla continuous integration, dalla pratica, una pratica di sviluppo che appunto nasce dall'esigenza degli sviluppatori di verificare continuamente la qualità, la bontà del loro codice per non trovarsi in situazioni in cui a termine degli sviluppi mi ritrovo con un software che non è funzionante, oppure a fronte di modifiche successive al primo rilascio mi trovo con un software che non funziona, bacato o così via. Quindi il concetto è semplicissimo, faccio una modifica, la versiono, la pusho su un sistema centrale dove sta tutto il codice del mio team. Un sistema di build deve essere scatenato e questo sistema di build produrrà il pacchetto applicativo, i test sull'applicativo e versionerà lo stato dell'applicativo, il cosiddetto artefatto, su un sistema centrale. La continuous integration si ferma a questo step. E ovviamente dà un feedback allo sviluppatore che ha fatto la modifica dicendogli: guarda che la tua modifica ha spaccato l'applicazione, guarda che la tua modifica è andata bene e i test sono passati. Versione evoluta della continuous integration, e inizia a essere già un po' più complessa, è la continuous delivery, per cui oltre la continuous integration si aggiunge un nuovo step che consiste nel preparare tutta una serie di procedure che permettono al software di applicare le modifiche ad un ambiente target su cui viene installato effettivamente il software, e queste modifiche all'environment dovute ai cambiamenti del software devono a loro volta essere versionati. E qua, diciamo, entra proprio in gioco il concetto di DevOps, per cui anche chi fa operation e che fino a anni fa si preoccupava di prepararti le macchine, fornirtele e ti diceva: tieni, è tua, chiave in mano, ci installiamo sopra quello che devi installarci. Chi lavora in ambito Ops deve iniziare a sposare la filosofia dello sviluppatore, per cui anche il versionamento dello stato delle modifiche di configurazione del sistema devono essere versionati, quindi devono sottostare alle stesse logiche dello sviluppo. L'evoluzione che c'è rispetto alla continuous integration è che appunto questo strato aggiuntivo di versionamento dell'environment target su cui vado prevede la creazione di tutto un sistema di test molto evoluto che deve essere in grado di verificare l'integrazione della mia applicazione su un determinato environment. Quindi, cosa è successo? Questi test di accettazione e di integrazione, perché ci sono due tipologie: integrazione, verifico che funziona ancora tutto; accettazione, verifico che quello che sto rilasciando effettivamente produce gli effetti desiderati. Vengono fatti in automatico, e da quel momento in poi, su un ambiente target di staging, preproduzione, a seconda dei vari contesti, potrò cliccare un pulsante potenzialmente che dirà: ok,
ho tutto versionato, lo stato dell'environment, so che la mia applicazione, sono confidente che funzionerà anche in produzione e la rilascerò in questo modo. C'è uno step manuale di promozione da staging a produzione. Continuous deployment è l'evoluzione ulteriore della continuous delivery, che è quella diciamo più complessa e in assoluto e che adottano ad oggi, che la adottano in maniera veramente seria, sono poche società, grandi società, Google, Netflix, Facebook, che hanno sistemi del genere. La differenza è piccola a livello diciamo grafico, cioè nel flusso vedete che c'è quello che cambia è che la modalità di rilascio in produzione è automatica. Sembra poco, però per poter ottenere ciò significa che devo sottostare a un altro concetto che è quello del GitOps, cioè qualsiasi modifica all'infrastruttura deve essere frutto di una pull request verso il progetto che gestisce l'infrastruttura. E per far ciò anche i test di accettazione devono essere automatici in tutto e per tutto, cioè quindi non deve esserci più nessuna operazione manuale di una persona che va a verificare che il mio software sia funzionante, che ci siano le funzionalità richieste, cioè tutto deve essere automatico. Chiaramente capite che questo è uno step difficile da raggiungere, perché richiede prima di tutto da parte degli operatori una grossa conoscenza di tutta l'infrastruttura, degli sviluppatori della conoscenza a sua volta dell'infrastruttura. Non c'è una separazione tra sviluppatore e il cosiddetto operation ops, cioè tutto deve essere fuso, uno conosce un po' dall'altro e viceversa, e questo è l'unico modo per realizzare un sistema del genere. Chiaramente tutto il software deve essere sviluppato secondo determinate regole, l'infrastruttura deve essere gestita secondo determinate regole, e quindi capite che in realtà piccole è fattibile, in realtà grosse realtà inizia a essere un po' difficile da superare. Vado velocissimo su queste parti, quindi le differenze sono quelle che vi ho spiegato. Diciamo questa, la continuous integration si ferma più per la parte diciamo sviluppo e è facilmente realizzabile. Continuous delivery inizia a essere un po' più macchinosa, continuous deployment è proprio lo step finale, il goal verso cui le grosse società tendono, ma è difficile da raggiungere. Cosa succede? Le mie applicazioni ormai negli ultimi tempi sentite parlare di container, che a differenza di come venivano erogate prima le applicazioni finivano su macchine fisiche o virtuali, è nato appunto il concetto di container, che prevede appunto l'eliminazione del sistema operativo della macchina virtuale e l'accesso diretto dal sistema host ospitante, il sistema che fa girare i container, alle risorse del sistema in sostanza. Quindi proprio vado veloce su questa parte perché non è quello su cui poi volevo incentrare questa presentazione. Quindi macchine virtuali le avrete spero tutti utilizzate, cioè ho un'infrastruttura, un hypervisor che gestisce le macchine virtuali, lo strato di sistema operativo per ogni macchina virtuale, la mia applicazione è deployata sopra, le risorse hardware sono virtualizzate dall'hypervisor e fornite al sistema operativo della macchina virtuale. Il concetto di container invece è una virtualizzazione molto più leggera, per cui ho un'infrastruttura, sistema operativo ospitante e il container accede alle risorse del sistema operativo ospitante sfruttando che cosa? I namespace di Linux, delle funzionalità del sistema operativo di Linux. Non c'è alcuna virtualizzazione dell'hardware, c'è una virtualizzazione che si può definire detta così software, cioè accede alla rete per connettersi in internet sfruttando lo strato di software del sistema operativo che lo ospita, che poi è lui che effettivamente accede alla rete, questo proprio per banalizzare. Questo chiaramente è il grosso vantaggio che dà, è che su una macchina con tot risorse hardware riuscirò a sfruttare molto maggiormente la potenzialità di quella macchina, perché non ho lo strato dei vari sistemi operativi guest delle macchine virtuali che mi vanno a occupare risorse. Allora, cosa succede al solito? Cioè, ci sono dei dubbi, delle domande, gente che si chiede: andiamo in cloud, l'infrastruttura per la CI/CD è meglio in cloud, on-premise, ibrida, su bare metal, macchine fisiche, container. Cioè, questi, allora, a mio avviso sono tutte domande che sì, ci si può fare, ma l'importante è che
tutto sia versionato, qualsiasi cosa, come il software è versionato, anche l'environment deve essere versionato, ogni operazione di modifica, di change all'environment, potenzialmente anche al DB, devono essere versionate. Quindi qui viene, è appunto la base del GitOps, quindi deve esserci del codice consistente che permette di ripetere un processo, di ricreare una macchina in un determinato stato in un qualsiasi momento e via dicendo. Per ottenere un sistema di continuous integration o delivery, ad oggi c'è una tabella periodica dei tools legati al DevOps, che come vedete è un mostro, ve lo faccio vedere un po' più grande, tanto non si vede lo stesso, penso, dall'istante, è un mostro praticamente. Quindi cosa succede? Chi si occupa di continuous integration e continuous delivery deve realizzare questi sistemi, deve riuscire a creare un collante tra ogni componente del sistema che va a realizzare, quindi sistema di versioning dove finisce il codice, deve entrare in comunicazione con il sistema di build che recepisce le modifiche a fronte di un cambio di codice, il sistema di build a sua volta deve comunicare con il sistema di QA, di tool che lanciano per lanciare i test, per verificare la qualità del codice, devono configurare, integrarsi con sistemi che praticamente vanno a eseguire poi effettivamente il deploy del software sugli ambienti target, il sistema che va a eseguire gli acceptance test e via dicendo, e quindi capite che c'è un po' da mettersi le mani nei capelli. Questa è una tipica infrastruttura classica, tra virgolette, o meglio, diciamo già evoluta, in cui c'è il codice, quello che vi raccontavo prima, viene pushato, codice di vario tipo, quindi Java, Go, Python, quello che volete, Node, quello che è. La logica però è sempre la stessa, un sistema di build, di test, verifica della qualità del codice, deploy in sviluppo, deploy su un ambiente di staging, mediante cosa? Mediante Kubernetes nel caso in cui usate un orchestratore, OpenShift, oppure può essere anche su macchine virtuali, non è un problema, e uno strumento che gestisce le configurazioni e il deploy. Quindi tutte queste operazioni che vi ho detto è un grosso lavoro, cioè si fa, ma è un grosso lavoro. Tipicamente dopo che ne ha realizzato uno, capisce e dice forse non c'è qualcos'altro in giro di meglio che mi può semplificare la vita, perché all'inizio ok, sono contentissimo, l'obiettivo, il target a cui voglio arrivare è bellissimo, il fatto di avere tutta l'automation, però quando devo andare a realizzarlo praticamente c'è un po' da star male. Ultimamente è nato in ambito sempre open source un nuovo progetto che si chiama Jenkins X, magari qualcuno di voi avrà sicuramente sentito parlare di Jenkins. Il nome, vi dico già, è fuorviante, perché non è un'evoluzione del software Jenkins, ma è una piattaforma nuova di continuous integration e delivery in toto. Questo strumento è stato appunto rilasciato il 19 marzo 2018, annunciato al mondo, appunto è molto nuovo, e quindi è soggetto anche a determinati problemi dovuti dalla poca distanza dalla prima release. È stato lanciato da James Strachan, che per chi non lo conosce è il fondatore, è uno dei creatori di Groovy, di Apache Camel e via dicendo, quindi non è proprio l'ultimo arrivato. E CloudBees, che è la società che dà supporto ad oggi a Jenkins, la versione tradizionale di questo prodotto, e è open source. Cosa fa? Il vantaggio che ha questo Jenkins X praticamente è che gestisce, potenzialmente è in grado di installarvi il cluster Kubernetes, di configurarlo, gestire gli aggiornamenti dei prodotti che stanno sia all'interno del cluster Kubernetes, sia tutti i prodotti di appoggio che utilizza per come collante per ottenere i vari step che abbiamo visto prima della continuous integration e della continuous delivery. È tutto preconfigurato e preconfezionato per essere ottimizzato su Kubernetes, ma non funziona solo su Kubernetes, ha anche altri sfoci. Adotta la filosofia GitOps, è in grado di creare le build delle immagini, gli Helm chart, magari dopo vi dico cosa sono se non lo sapete già, e le pipeline. Chiaramente uno può dire adesso è una cosa abbastanza monolitica, in termini di, diciamo, invece siamo in un mondo in cui deve essere tutto dinamico così, questo è un qualcosa che viene dato preconfezionato. In realtà no, viene data come base
di partenza, però il vantaggio che ha è che nel giro di 10 minuti massimo voi avete un cluster Kubernetes e tutto il sistema di continuous integration delivery fatto e finito, che poi dopo ovviamente evolverete adeguandovi alle vostre esigenze, cioè ragiona tutta a template per sia come fare le build, sia come creare le immagini Docker, sia qual è il meccanismo di deploy su Kubernetes o altro e via dicendo. Quindi è una base, non va usato così fatto finito e inserito nella mia società o nel gruppo dove lavoro. Si può fare per provarlo, poi in realtà è completamente customizzabile cambiando i template appunto di questi elementi. Allora, su cosa si basa praticamente? È una CI/CD reimmaginata, perché appunto non esisteva ad oggi un vero strumento che metteva insieme tutti questi pezzi di cui abbiamo parlato, ma diciamo esistono soluzioni che si legano moltissimo a dei vendor oppure delle soluzioni preconfezionate in ostate su diciamo in cloud, piuttosto, non so, va bene, non voglio citare nomi, però ci sono soluzioni simili, però dovete adattarvi a quella, voi non potete decidere di cambiare lo strumento sotto per fare la build o altre cose, mentre questo potenzialmente lo fa. Quindi l'idea di fondo è buona, secondo me la direzione presa da questo prodotto è buona, non si è vincolato completamente a nessuno dei prodotti che servono per comporre questo flow della CI e della CD e quindi diciamo è buona cosa. Si fonda su nasce da cosa? Da un libro bellissimo che si chiama Accelerate, che è appunto la scienza del DevOps, che non è uscito da molto anche questo, è da 4-5 mesi, e lo State of DevOps Report, che raccoglie praticamente tutto lo stato del cosiddetto DevOps a livello mondiale, e quest'anno ha raccolto 40.000 survey di grosse società, e per capire come sta andando il DevOps, i problemi che trovano le varie società nell'applicarlo e via dicendo, raccoglie tutta una serie di informazioni su anche la tipologia del team che tende ad adottare il DevOps. E questo è uscito 29 agosto, di qualche giorno fa in sostanza. Mi serve? Ok, vado. Allora, nell'Accelerate Book, praticamente sono definite delle capabilities e sono all'incirca 24 in base al tema. Jenkins X ne soddisfa 7, quindi quello che ci si diceva prima, cioè usare un sistema di versioning per gli artefatti, automatizzare il processo di deploy, usare una trunk-based development, quindi non avere dei branch di sviluppo che vanno avanti per 100 anni e poi dopo le integro una volta ogni tanto e poi dopo quando rilascio il pacchetto in collaudo produzione non funziona, quindi dei branch che vivano poco e vengano integrati sempre su un branch master, cioè quello ufficiale. Deve implementare la continuous integration, deve implementare la continuous delivery, non deve essere vincolato all'architettura target e soprattutto deve essere pensato in modo che i team siano il più eterogenei possibile, cioè non devo vincolarmi a un linguaggio, cioè posso avere team che lavorano in Java, team che lavorano in Go, team che lavorano in Angular e via dicendo, non devo vincolare la mia architettura anche a un solo provider, cloud o altro. Di tutte queste 7 capabilities, praticamente ad oggi Jenkins X ne soddisfa appunto 7. Perché? Allora, ragiona a pull request, quindi ogni modifica fatta scatena una build e qua non è nulla di magico. Inizia già a parlare di creazione in automatico di un ambiente di staging e di produzione, quindi in ambiente Kubernetes è in grado di creare le mappa a namespace in sostanza, per cui mappa l'ambiente di stage e l'ambiente di produzione per un'applicazione come namespace di Kubernetes. Ovviamente è possibile anche definire cluster Kubernetes diversi a seconda se è staging o produzione, cioè è solo configurazione, ha una trunk-based development e altro, diciamo, vabbè, quello che vi ho già raccontato, cioè fornisce possibilità di avere applicazioni poliglotte, quindi non vincolate ad un unico linguaggio e via dicendo, e poi sfrutta Kubernetes che già è cloud ready e quindi potete deployarlo su qualsiasi cloud provider, diciamo, quindi AWS piuttosto che Google Cloud oppure on-premise,
non ha nessun problema. Ha degli add-on, questo l'ho messo, questa slide l'ho messo giusto proprio per far vedere che non è solo quello, nonostante è già tanto, però non è solo quello. Fornisce degli add-on installabili sulla piattaforma, che sono appunto Prometheus o Grafana. Prometheus è quello che colleziona le metriche dei miei container, Grafana è un visualizzatore delle metriche, per chi appunto non l'ha mai visto. Questo è il modello concettuale che sta alla base di JenkinsX. JenkinsX praticamente ha il concetto di utente, l'utente appartiene al team, il team lavora sulle applicazioni, le applicazioni sono collegate a un repository Git, le applicazioni hanno delle pipeline, le pipeline producono il run della pipeline per fare appunto un qualcosa che produce una versione, la versione scatena la creazione dell'immagine Docker e la creazione dell'Helm chart, che dopo vi dirò appunto cos'è. E la versione praticamente, una volta fatta, può essere promossa sui vari environment, i cui gli environment corrispondono ai, sono mappati ad oggi con i namespace di Kubernetes. Questi sono i componenti che fanno parte di JenkinsX. Quindi Jenkins appunto è uno dei componenti di questa soluzione JenkinsX, quindi ha solo una parte, il nome, per quello che vi dicevo che è fuorviante, perché è solo l'esecutore delle pipeline, non è niente di più, non è tutta la soluzione invece come Jenkins normale, in cui si definiscono i job da fare e lui le scatena, gli si dice copia il file da qua a là, builda progetto Maven e via dicendo. Cioè Jenkins è proprio una piccola parte, per cui è per quello che vi dico il nome può fuorviare. Lui, i componenti che lo, diciamo che i suoi componenti sono Kubernetes, che appunto è l'orchestratore dei container, Draft, che è un sistema che permette di creare applicazioni e deployarle su Kubernetes. In realtà all'interno di JenkinsX viene usato solo per riconoscere il tipo di linguaggio dell'applicazione che sto creando e creare di conseguenza il modello per pacchettizzare questa mia applicazione. Helm è praticamente uno strumento che permette, tramite dei template, di definire come deve essere deployato il mio applicativo, il mio container, o il mio pod, come volete chiamarlo, all'interno del cluster Kubernetes. E quindi è un livello di astrazione. Invece di utilizzare i classici YAML specifici per Kubernetes piuttosto che OpenShift o via dicendo, questo strumento è abbastanza agnostico, cioè in grado di astrarre ulteriormente il concetto di deployment su un ambiente, su un orchestratore. E sono tutti strumenti che arrivano quasi tutti da Google. Poi Scaffold, che si occupa di fare le build delle immagini Docker e la pubblicazione delle immagini Docker. Anche qui uno potrebbe dire perché tutte queste cose, cioè basterebbe mettere nella mia pipeline, fammi la build dell'immagine Docker, fammi la pubblicazione sul Docker Registry, sul registro delle immagini. In realtà è stato scelto perché anche questo ragiona con un sistema di templating, per cui posso anche astrarmi dalla tipologia di registro per le immagini. Quindi si pensa ad oggi di utilizzarlo anche per di sfruttarlo per utilizzare gli storage cloud come sistemi per versionare le immagini. È un 2B, perché è un progetto nuovo, però diciamo l'idea, anche questa è buona, nel senso è un altro livello di astrazione che svincola da un determinato prodotto. Jenkins, che appunto è quello che qualcuno sicuro di voi conoscerà, è quello che dove si definisce cosa deve essere fatto quando cambia il codice. Nexus è un registro, è un repository manager in cui finiscono gli artefatti, cioè l'output della mia applicazione è un pacchetto, il pacchetto viene versionato su questi sistemi e archiviato. Docker Registry è la stessa cosa di Nexus, solo che vale per le immagini Docker. Chart Museum è il repository degli Helm chart, degli Helm chart, cioè di come devono essere deployate le applicazioni in quel momento sul cluster, e quindi anche lui è un registry. Monocular è un'interfaccia, quella diciamo non ha grande valore aggiunto, però è un'interfaccia web per vedere quali sono gli Helm chart presenti, quindi quali sono le applicazioni presenti che posso deployare, e Git. Sopra tutto questo, cos'è che c'è? L'utente, cioè o meglio, l'utilizzatore non ha da preoccuparsi di tutti questi strumenti. Utilizza si chiama JX Console, la JX Command Line, scusate. Non esiste un'interfaccia web ad oggi per JenkinsX,
perché non è pensato ad oggi per avere un'interfaccia web. Questa command line, che si installa tranquillamente con, cioè, sia per Mac, per Linux, c'è anche per Windows, è una command line stile in stile Kubernetes o quella di OpenShift, cioè avete, in OpenShift avete lo C client, in Kubernetes avete il kubectl e via dicendo. In JenkinsX c'è la JX. Questo qua vi permette di importare i progetti, creare i progetti, definire se volete promuovere un progetto da una versione a un'altra versione, promuovere da un ambiente a un altro ambiente, cancellare un'applicazione dal sistema di continuous integration e via dicendo. Diciamo, funziona a command line. Ha un suggerimento per chi volesse provarla di abilitare la completion, appunto, per avere i suggerimenti, perché ovviamente i comandi presenti al suo interno sono tanti. E allora, quello che volevo far vedere è cosa succede ad oggi quando io non ho niente, voglio provare questo JenkinsX, quindi, e non ho il cluster Kubernetes, ho possibilità di dargli tramite, appunto, tramite il comando JX di dirgli creami un cluster da zero, dove, e posso scegliere il cloud provider, posso farlo anche in locale, su Minikube o Minishift, oppure posso installare la suite di questa suite di prodotti su un'installazione, un cluster Kubernetes per esempio esistente. Quindi vi permette di provarlo tranquillamente, ma non siete costretti ad avere un cluster dedicato per fare quello, potete anche provarlo su un cluster esistente. Allora, qua avevo fatto un video per velocizzare il tutto. Dura 49 secondi, in cui vedete, questo è il comando che gli lancio. La prima cosa che mi chiede è qual è il project in Google Cloud su cui voglio installare il cluster. Mi chiede in che zona. Ovviamente tutte queste opzioni le posso passare anche a command line come option, non è necessario. Poi mi chiede che tipo di macchine voglio creare, quanti numeri di nodi minimi, quanti massimi, e lui inizia a inizializzarmi il cluster. Mi crea le macchine, quindi le macchine virtuali, mi installa sopra il cluster e installa tutti quegli strumenti che abbiamo visto prima. Ok. Allora, quando ha finito, l'operazione reale, vi dico, richiede 9 minuti da zero. E vedete che vi versiona lo stato dell'environment di produzione e di staging che lui genera per voi su GitHub, in questo caso i provider Git selezionabili sono N, non è legato a GitHub, funziona anche su GitLab o su un vostro repository server in sostanza. L'importante è che sia Git, ad oggi è solo Git supportato, e vi fornisce una password adesso generata di default di amministrazione per tutti gli strumenti e vi inizia a dire se vuoi creare un progetto da zero esegui questo quick start oppure puoi importare un progetto esistente. Adesso queste appunto sono le informazioni fondamentali che ci sono all'interno di questo output. Facendo JX get URL ottengo l'URL degli strumenti che è andato a installarmi e a cui posso accedere volendo, non è necessario, quindi Jenkins, Char Museum, il Docker Registry, Monocular e Nexus. Cosa è successo su Google Cloud? Con la mia utenza Google Cloud mi avrà creato praticamente le tre macchine virtuali e il cluster Kubernetes che utilizza le tre macchine virtuali. Mi ha installato Jenkins, vediamo. Ok, ancora vivo. E Nexus, però non mi importa per il momento di tutto ciò. Adesso io ho un cluster, ho installato sopra questa suite JenkinsX, vediamo cosa viene fatto. Allora, io qua creerò un progetto, ho scelto Go per motivi di tempo, perché se avessi fatto, l'avevo fatto pensato Java all'inizio, però Java chiaramente è una Spring Boot application, ha bisogno di tutte le librerie da scaricare e così via per ottimizzare i tempi, sono andato su un progetto Go che praticamente non ha dipendenze. Allora, quello che viene fatto è, in questo caso ho creato un quick start, ce ne sono già presenti di vario tipo, di vario linguaggio, secondo quello che volete provare, ho scelto Golang, ho chiamato, Go Download Innovation. Questa operazione cosa farà? Mi dirà, prima di tutto ti versiono il progetto, perché è sempre con la stessa logica, tutto deve essere versionato, quindi mi apre il progetto su GitHub.
mi chiede il commit message e poi cosa fa? Mi produce questo push del mio nuovo progetto comporta che cosa? Che vengono creati i cosiddetti webhook, magari per chi non è nel settore sono degli URL che devono essere invocati quando arriva una modifica. Questi URL chiaramente puntano a Jenkins, in cui gli dirà guarda che è arrivata questa modifica, e Jenkins dirà ok, è arrivata questa modifica, ho un job da avviare per questa modifica, sì no, e parte il sistema di build. Lui si occupa di fare praticamente tutte queste operazioni qua. A fronte della prima push del progetto, cosa viene fatto? Viene buildato il progetto, archiviato, viene fatta la versione 001 e pubblicata direttamente sull'ambiente di staging. Quindi siamo in il setting di default di JenkinsX è la continuous delivery. Nessuno vieta di modificarlo e già portarlo a continuous deployment cambiando semplicemente un flag. Chiaramente sta a noi poi fare in modo che tutto il sistema funzioni correttamente e che abbia tutti i miei test di accettazione per rendere la continuous deployment effettiva e valida. Allora, dopo aver fatto tutto ciò, praticamente, come vedete, ha creato il webhook e ha scatenato la build. Cos'è successo? Questo è quello che vi ho raccontato. Lui ragiona pull request, quindi a fronte della modifica dice ok, ho fatto una pull request, la pull request, la prima la merge in automatico, crea la versione, dà lo stato della build e deploya l'applicazione su staging, che quindi risulterà visibile, spero, che è una semplicissima applicazione, cioè è un quick start, è un hello world, cioè questa è l'applicazione banale. Adesso, vediamo cosa succede, cosa cambia qualcosa, vediamo il tempo, ok, andrò velocissimo. Allora, si vede qualcosa, ingrandisco un po'. Ok, il progetto, quello che avevo creato era questo, Go Download Innovation. Allora, come faccio? Come dovrebbe fare ogni qualsiasi sviluppatore? Farò un git checkout -b, quindi gli creerò un branch, lo chiamo add sum qualcosa. Ok, e ho il mio nuovo branch, quindi non sto modificando il branch ufficiale. Cosa farò? Andrò a modificare il main go, che questo è quello che vedete adesso, e gli inserisco un pezzetto di codice che avevo fatto in cui non facevo nient'altro che, adesso vi faccio vedere, cioè è proprio banalissimo, è giusto per far vedere la funzionalità di change, che andrà a caricare alla fine un'immagine, quindi secondo che copio l'immagine dentro nel mio pacchetto. Avevo chiamato download banner, ok, dentro static, e poi cosa faccio? Vado a modificare il docker file, quindi già qua l'ho messo apposta per farvi vedere che non siete vincolati a usare il docker file che vi produce lui, che è funzionante, cioè funziona, però in questo caso ho bisogno di copiare anche una entry statica tipo un'immagine all'interno nel pacchetto del container dell'immagine che viene creata, e quindi questo era per dimostrare che comunque non siete vincolati a quello che vi dà lui. Voi poi potete estenderlo o addirittura creare dei template di base che vengono utilizzati quando viene creato un nuovo progetto, quindi siete voi che avete poi la completa libertà. Cambio il docker file. Veloce. Ok, adesso cosa faccio? Vediamo lo stato, cioè le mie modifiche, aggiungo tutto al versionamento dicendogli ok, devi versionare tutto questo, vabbè, non sto a parlarvi di git. Git commit, e gli mettiamo tipo add sum, giusto per. Ok, adesso cosa faccio? Non partirà nulla, facciamo una push. Quindi pusho il mio nuovo branch sull'origine su GitHub, l'avevo chiamato add sum, mi sembra. Ho dimenticato un pezzo. Ok, vediamo se va ancora, perché sono attaccato con l'hotspot del telefono. Ok, qua è partito. Ok, e qua l'ho pushata. Adesso vi faccio vedere cosa succede. Ok, dopo apro il coso qui. Allora andiamo a vedere cosa è successo. Vedete che ho la mia applicazione e qua vedete che mi dice ok, è arrivato un nuovo branch.
Qua io adesso posso decidere, siccome ragiono, è una pull request, cioè potrei non essere io un contributor che ha fatto questa modifica, quindi io posso decidere di, ok, creo una pull request. Cosa succede? Allora, in questo momento la pull request è arrivata. Il sistema Jenkins è stato notificato di questa nuova pull request. Lui andrà a lanciare tutto il sistema di build di questo branch e creerà un ambiente di preview. Questa è un'altra, un'altra funzionalità carina che ha Jenkins X. Quindi mi creerà un ambiente di preview in cui, deployato su un namespace di Kubernetes, quindi isolato da tutto il resto, in cui potrò vedere la modifica e lì decidere se approvarla o meno a seconda se mi piace o no, se è tutto bene. Chiaramente fa anche tutti i test. Adesso vedete che è in pending. Cosa sta facendo? Vi dico, non è necessario accedere a Jenkins, se volete ve lo posso fare anche vedere, però faccio, se eseguo, allora, ecco. Scusate, ho sbagliato pezzo. Non c'ho più il... Non mi ricordo più. Un attimo di... Aspetta. Vediamo se ce l'ho qua. Ok, ho dimenticato, facevo l'altro. Si chiamava Go. Adesso facciamo seguire. Ok, qua vedo praticamente lo stato di quello che è successo. Cioè è arrivata praticamente la pull request. La pull request viene eseguita tutta la pipeline prevista per Jenkins, quindi eseguirà la build. E qua questa dashboard, questo log viene continuamente refreshato e posso controllare lo stato della build. Ve lo faccio vedere anche sul Jenkins 6. Ah, ce l'avevo già aperto. Ok, penso che abbia già fatto tutto, in realtà. Volevo farvi vedere cosa andava a registrare su Jenkins. Ritorniamo su GitHub. Ok, vedete che la mia pull request è già passata, cioè lo stato della build è ok. Quindi qui mi dà anche l'URL, la notifica dicendogli ok, questa è la nuova, è la preview con la modifica fatta. Ok, con la modifica fatta. E quindi questo non è ancora integrato effettivamente nel branch. Cosa succede qua adesso? Io decido che la modifica va bene e quindi faccio la merge della pull request. Quindi dico ok, va bene, integra sul master. Questo, adesso vediamo di farvelo vedere in tempo. Adesso verrà notificato. Ok. Parti. Ok. Sta facendo. Era un po' il problema dei tempi che vi dicevo, che per accelerare il più possibile e farvi vedere più roba, volevo farvi vedere appunto cosa faceva. Quindi lui adesso sta andando a fare la build dopo l'integrazione su master e quindi mi aspetterò che in questa pagina, che è l'attuale ambiente di staging, che non è, vedete, ho refreshato, è ancora nello stato attuale, quando finisce la build mi troverò la versione integrata. Chiaramente questo genera anche una versione 001. Adesso, o meglio, quella versione 001 era resistente, adesso ci avrò la 002. Da qui a dire promuovo in produzione, viene fatto il comando jx promote nome dell'applicazione, che versione e dove.
e questo appunto procederà al deploy in ambiente di produzione, quindi sul namespace alla fine di produzione in questo caso, e avrò la mia applicazione deployata in prod. E quindi, per quello che vi dicevo, è manuale nel setup di default perché richiede un mio comando per fare il promote, quello che nelle precedenti slide avevo definito un click, un pulsante da schiacciare. Adesso sto facendo le sue cose, vediamo quando finisce. No, intanto vado avanti con le ultime due slide, intanto che finisce. Allora, eravamo arrivati qua, ok, quello che vi dicevo è tutto, lui ragiona in base a pull request, quindi una pull request produce una change, la change viene buildata in un ambiente di preview, se l'ambiente di preview mi soddisfa viene fatto poi il merge della pull request e quindi viene pubblicato su staging, e da lì poi posso decidere di pubblicare manualmente o automaticamente nell'ambiente di produzione. Questo è il flusso di Jenkins Xflow rivisto in breve, quindi cosa succede quando creo un'applicazione, creo una nuova funzionalità, un nuovo branch, pubblico il branch, viene creata una preview, faccio la pull request per poter vedere questa preview o per poter richiedere di integrarla. Se va bene la preview, faccio il merge produce una nuova versione dello staging, lo staging poi posso decidere di promuoverlo a produzione. Vediamo se ha finito, non ancora. Dai, forza! Questo è il Jenkins classico, sicuramente qualcuno di voi l'avrà utilizzato, quindi è quello che sta facendo la promote sull'ambiente di staging. Ore. Qua sta aspettando, sta interrogando GitHub per vedere se ci sono nuovi commenti e via dicendo, per vedere lo stato, quindi continua a fare delle pull verso GitHub per vedere lo stato della pull request. Commit build, forza. Ce la faremo. Aspettiamo. Ok, allora, intanto vediamo di riuscire a farvi vedere anche la fine. Dai. Allora, intanto vi chiedo se avete domande su questo sistema, un po' complesso. Ho visto che hai fatto l'accettazione della merge. Sì? Da GitHub. Sì. Non si può fare da... Si può fare da command line. Da Jenkins? Anche da Jenkins è possibile farla. Sì, sì, ecco, allora, qualsiasi operazione manuale... Allora, lui ha già la connessione con GitHub perché nasce preconfigurato Jenkins X con il plugin per integrazione con GitHub, e quindi ho la piena libertà di poter dire ok, promuovi, cioè accetta direttamente le pull request, non è un problema. Stessa cosa vale per la promote. Vi mostro com'è lo stato X. Vedete, questa è la configurazione di default. Per l'ambiente staging ha una promozione automatica, l'ambiente di produzione ha una promozione manuale. Qui potenzialmente potreste anche non modificare nulla su Jenkins e dirgli automatica anche questa. Vuol dire che a fronte della pull, che sì, quella potete dire che merge automaticamente ogni pull request, poi tutto il flusso arriva direttamente in produzione. Avresti una notifica su Jenkins, esatto. Infatti questo, l'integrazione che c'è ad oggi è il meccanismo, è creare una pull request, l'accetto da GitHub o tramite la command line di GitHub, però nessuno vieta di customizzarla a mano. Poi da questa command line vi faccio solo vedere questo. Vedete che ho una serie di operazioni disponibili che mi permettono di interagire sia con il cluster sia con il sistema di build, quindi decidere le configurazioni, vedere che namespace ci sono, cosa sta succedendo sul namespace. Posso creare più environment, posso fare staging, QA, UAT o quello che volete, production e via dicendo.
avrà mai finito? È una, allora, il progetto è nuovo, nel senso è uscito a fine marzo. Support, nel senso, funziona anche in qualche modo su OpenShift o altro. Chiaramente le linee guida che danno ad oggi sono usate Kubernetes, usate questi strumenti. Io ho provato a usarlo con altri strumenti, si riesce, c'è bisogno un attimino più di conoscenze, nel senso che devi conoscere anche bene come funziona OpenShift per capire perché non ti funziona e via dicendo. Stessa cosa usando invece di GitHub, usare GitLab, il sistema degli hook non è preciso, nel senso che ci sono errori anche banali, nel senso il payload che viene mandato per registrare il webhook, non hanno dimenticato di fare l'encoding dell'ID che viene mandato, quindi sto contribuendo anch'io a portare avanti parte di questo prodotto per riuscire a tirar fuori qualcosa di buono, perché comunque l'idea è buona, nel senso, noi abbiamo sempre realizzato in società, in Sorint, sistemi come quelli tradizionali che abbiamo visto, che funzionano, sono belli e tutto il resto, però sono difficili, estremamente difficili da realizzare, proprio perché richiede una serie di conoscenze che vanno dallo sviluppo, tipo io sono un software architect e poi sono migrato un po' più sulla parte operation, e richiedono conoscenze di operation, ma approfondite, cioè significa istruire chi fa sviluppo a sviluppare in un determinato modo, ad essere stateless, a sviluppare microservices e via dicendo, come scrivere i test, imporre la qualità del codice, quindi fornire tutto, non so, nei progetti Maven, nel POM, definire un sistema di continuous integration che verifica anche la percentuale di codice che deve essere testato affinché la build sia considerata valida, che venga scritto tutto in un determinato formato con check style, PMD, find bug, tutte queste cose. Chiaramente richiede che di base uno che nasce dall'ambito sviluppo è semplificato nell'arrivare poi alla parte, diciamo, DevOps. È un po' più difficile al contrario, però non è impossibile. L'unica cosa è che per realizzarlo ci vuole tanto tempo, soprattutto se lo si vuol fare ad un certo livello, cioè per inserirlo all'interno di società enterprise, in sostanza, quindi di grosse società. Vediamo se ha finito, perché era la mia paura nei precedenti giorni di... Ok, l'ambiente di staging che vedete sopra adesso ha preso le modifiche. Era la mia paura di non riuscire a fare in tempo a farvi vedere che funzionava. Ok, se avete domande, sono qua, se so rispondervi.